Wahaiku, Jubair, ritornati a vostro AndaliQuarantuno su Pokémon Quest. Continuiamo il nostro viaggio alla ricerca di altri nuovi amici e alla scoperta di nuovi mondi. Abbiamo scoperto nuove isole, quindi sarebbe ora di andarla a controllare, ovvero questa qui, Bosco Umido. Ma prima dovrei preparare qualcosa da cucinare, in modo che al mio ritorno trovi qualche Pokémon raro. Provo a fare tutto quanto un piatto blu, quindi magari attirerò Pokémon acqua. 4 turni. Ok, andiamo allora ad esplorare l'isola Gobetti. I miei Pokémon sono ben equipaggiati, quindi non dovrei avere problemi. Iniziamo col livello 1000, però. Accidenti, iniziamo con i Pokémon davvero forti già. Magmar non l'ho ancora provato, quindi fuoco fatuo. Ah, quindi scotta il Pokémon avversario, in teoria. Funziona come nella serie di giochi principali. Forse fa un attacco di fuoco invece. Sì, fa un attacco di fuoco, ok. Quindi non scotta solamente l'avversario, ma effettivamente fa un danno. Bene, bene, bene. Buono, molto buono sta cosa. Ottimo ragazzi, bravi. Molto bravi miei ragazzi. Non so se rompendo anche gli alberi o comunque sia la vegetazione io raccolga strumenti diversi. Intanto ci provo. Beh, con psicoraggio che dovrebbe essere super efficace contro Gloom. Anche contro Oddish, sono tipo veleno di partenza loro, quindi... Ok, vai con psicoraggio, bravissimo. E turbo fuoco che dovrebbe finirlo. Fuoco fatuo. Ottimo. Un'altra isola, il primo livello di un'altra isola è completato. Magmar a 5, Abra e Charmander a 7. Icona della ritirata, sì, per prendere un attimo le distanze dai nemici, se no... Davvero. Poiché hai completato numerose esplorazioni, la capacità di rilevamento dei radar strumenti di Poké B è aumentata temporaneamente. Questo ti permetterà di trovare una pietra P rara con effetti particolari, ma solo durante la prossima esplorazione. E allora andiamo! Abbiamo il bonus del fuoco, quindi noi siamo molto più forti qui con due Pokémon di tipo fuoco. Ottimo. Non potevo sperare di meglio. Pokémon in arrivo. Li facciamo secchi. Dai ragazzi. Ci avete paura? Oh. Non so, esitavano. Dico, boh. Spero di trovare appunto qualche strumento raro, visto che ora ho la possibilità. Execute, che bello, Execute! Troppo carino, cubettoso! Fuoco fatuo si ricarica molto velocemente, il che è una buona cosa. Vediamo un po'. Ok, colpiamo i Pokémon. Andati... Oh, vabbè, c'era questo, eccolo. Ottimo, ottimo, ragazzi. Andiamo subito, fuoco fatuo e psicoraggio. Bene, bene. Può sembrare noioso come gioco, ma in realtà, ragazzi, io mi sto divertendo davvero tanto. Ma non so... Non perché è Pokémon. Io ho tanti giochi che all'inizio non sapevo neanche cosa fossero, tipo Bomberman. Bomberman, chi ne aveva sentito parlare? La prima volta che lo provai avevo... 7 anni. Oh, psicoraggio è stallata. Ah, non posso usarla per un po'. Inibitore. Probabilmente, tipo Bomberman, chi l'aveva mai provato? Eppure si è rivelato un gioco bellissimo. Mi è piaciuto un casino Bomberman, il primo Bomberman. Non ho mai provato gli altri, purtroppo. Quindi non posso esprimermi. Eccolo. Mio Dio! Che è successo? È scoppiato tutto, è scoppiato. Fategli male, ragazzi, che questo è forte. Ah, semebomba! È andato anche Exeggutor. Gloom ed Exeggutor sono andati. Ma noi abbiamo il bonus di tipo fuoco e Charmander, insomma, perde un pochino di punti più degli altri, ma tutto sommato è abbastanza buono. Se funziona come Pokémon classico, dovrebbe evolversi a 16. Vediamo come va. Ok, ora 1500. Oh, 2100 il boss. In realtà noi stiamo a 2600 più o meno come attacco complessivo, dato che siamo fuoco, quindi abbiamo un vantaggio.
Il bonus era oltre 600, quindi possiamo stare tranquilli proprio. Vai, 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 ragazzi, fategli male, fategli male. Avvelenati, ci picchia. Perdiamo un bel po' di punti vita, abbastanza. Non tanti, ma abbastanza. Oddio, potevo evitare turbofuoco, ma... Dai, grande, bravi. Uela! Oh! Che è? Che è successo, ragazzi? Ha fatto un pochino male? Sì, voglio provare a vedere se rompendo la vegetazione, alberi e cose, funziona. Subito, subito. Non lasciamo in scampo. Turbofuoco qua è essenziale. Ok. Tanto fuoco fatto si ricarica molto veloce, quindi non ho problemi ad usarlo. Vabbè, turbofuoco non ha preso niente. Ottimo l'intervento di Abra. Dovrei potenziarli un pochino. Ce l'ho le cose per potenziarli, posso anche farlo. Posso aumentare sensibilmente l'attacco della mia squadra. Ed è quello che farò dopo questa missione. Eccolo, Weeping Belly boss. Farò fettine. È tipo veleno, quindi è doppiamente efficace. Anche Abra fa un danno maggiore. Poco fatto, si ricarica a una velocità impressionante. Oh, è paralizzato Abra. Accidenti. Andato anche Weeping Bell. È andato anche Weeping Bell. Attenzione, un nuovo potere, un nuovo pico serra. Ah no, pietra. Ah sì, un blocco era per cucinare, forse per fare qualcosa, non so. Allora, no, andiamo alla base. Devo aumentare. Vabbè, potevo anche evitare di andare alla base per aumentargli la potenza, ma va bene. 3 turni su 4 sono andati, ma attenzione. Abbiamo un Panita. Ciao Panita! Dunque, l'ho potenziato di poco, ma quel poco dovrebbe bastare. Dovrebbe essere sufficiente per completare quest'isola. Anche la prossima in teoria. Anche se la prossima però vediamo cosa ci riserva. Perché se ci vogliono Pokémon a cui noi siamo deboli. Tipo se la prossima è un'isola con Pokémon d'acqua. È proprio è inutile. Lasciamo perdere. Non ce la facciamo a farla. Ho aumentato il loro attacco. Ho aumentato. È tutto di poco però. Poi iniziano ad esserci anche i tipi solamente veleno, il che non è una buona cosa. Niente, a caso, stavo guardando di là. Oddio, Abra sta quasi KO. Ma eppure gli ho aumentato la salute ad Abra? Attacca da lontano, caro. Mamma mia, che suoni che è. Ottimo, è andato. Eccolo qua. Una pietra G che non... Una pietra P che non si sa cos'era. Però era lotta. Cioè non si sa quanto attacco dava in più però. Attacco più 100, quindi standard. Neanche una che ha un effetto secondario. Tipo probabili brutti colpi o cose del genere. Andiamo ad affrontare. Questo era 2100. Completiamo anche il secondo mondo a questo punto, no? Poi mi informerò anche su come trovare i Pokémon particolari, perché solo così non va bene neanche, no? Oh, ma sono resistenti, eh? Accidenti a voi. Sono resistenti i Pokémon ora. Iniziano ad essere davvero forti.
Ma noi teniamo duro e non molliamo. Grande. Oppala, ce n'è scappato uno, ce n'è scappato. È andato anche quello. Oddio, Abra sta iniziando a perdere colpi. Non vorrei fare una squadra full fuoco. Non mi conviene proprio. Oppala, ragazzi. Attenzione. Oddio, Beedrill. Accidenti, ma già c'era attaccato. C'ha la scottatura. Dai. Dai, ragazzi, ora è il momento di agire. È ora. Già è andato. Quindi i suoi sottoposti neanche reagiscono più dopo. Ah, sconfiggiamo il capo. Finisce. Beh, in effetti sì, ha quasi senso la cosa. No, quasi, ce l'ha. Possiamo potenziare ancora Abra, mi sembra. O Magmar, era Magmar, sì. Vabbè, intanto potenziamo. Poliswag. Complimenti, tutti gli alleati fino al livello 10 riceveranno più punti esperienza esplorando l'isola. Oh, una nuova statua. Questa sarebbe... È la statua pioggia benefica. Raffigura Poliwag, un Pokémon che conosce la danza della pioggia. Se piove non c'è pericolo di restare senza acqua, no? No, dico bene, dico. Un gioco dove finalmente parliamo noi. E dintorni c'è un'altra area da esplorare, ci andiamo subito? Che divertente che è Pokébee. Mi fa scompisciare proprio. Servirebbe sinceramente un Pokémon d'acqua o un Pokémon d'erba, lo gradirei veramente. Pokémon amato, piatto amato dei Pokémon tendenti a blu. Quindi in base a quello che cuciniamo arrivano. Machop? Beh, un Pokémon di tipo lotta non mi dispiacerebbe pure, eh. Qualcosa di diverso dal tipo fuoco. Oddio, un po' di bolino, ma ce la facciamo andare bene. Ok, dovrebbe venire un piatto dolce ma scuro. Tendente al grigio. E ci vogliono 4 turni. Allora, intanto io direi... andiamo a vedere la squadra cosa possiamo fare. Abbiamo un Machop che sinceramente già vorrei assegnargli qualche amuleto. Non mi dispiacerebbe affatto. Dunque, Abra, pochi PS. Diamogli questo qua che gli aumenta di un bel po' di punti vita. Per ora Ponyta lo lascio stare. E vediamo un po' cosa serve per la prossima isola. Se per la prossima isola non serve qualcosa di eccessivo... per il prossimo mondo, isola, chiamatelo come vi pare. La prossima zona, fiume zigzag. Bonus tipo erba. Come ultima cosa mettiamo la statua pioggia benefica. Mi piace che sia girata in quella direzione, eccola, così deve stare. Non guarda verso di me, ma quasi. Beh, qui ci manca ancora un po', ma devo ricaricare la batteria, quindi no, non voglio usare i coupon. Col diavolo. Col cavolo, amico bello. Quindi coach, questo video termina qui come sempre, vi ringrazio per aver seguito, in descrizione come sempre, link per Twitter e Instagram, e se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi a noi, ci vediamo come sempre domani con dei nuovi video, bye bye!